Oggi è doveroso che noi riparliamo dell'emergenza sicurezza che insiste su tutta la città di Pescara, non solo nelle periferie. Sono stato costretto a fare questa ennesima conferenza stampa a seguito delle spaccate, ma dei furti che ci sono stati in tanti troppi negozi della città di Pescara. I commercianti non ce la fanno più, sono esasperati. Quindi ai furti aggiungiamo l'annoso problema della mancanza di sicurezza nelle zone centrali della città di Pescara e nello specifico zone limitrofe a Piazza Santa Caterina, dove sia i commercianti che i cittadini non riescono più a lavorare, a vivere con bivacchi continui, persone che chiedono soldi, persone che entrano nei negozi e addirittura urinano all'interno dei negozi, esercitano violenza, anche lì diversi furti, violenza nei confronti dei cittadini. Riscontriamo anche nei giardinetti di Piazza Primo Maggio, vicino alla centralissima Piazza Salotto, dove c'è spaccio continuo di droga, anche nella Piazza Santa Caterina, e un faro forte lo vorrei accendere sull'area di risulta. Allora, area di risulta, ogni giorno ci sono dalle 40 alle 50 persone, anche di nazionalità straniera, che importunano i cittadini quando va bene, quando va male esercitano violenze, spaccio di droga, chiedono soldi a chi va a parcheggiare la macchina. Nelle ore notturne soprattutto le donne hanno paura, veramente paura, e ricordiamo lì si sono registrati anche stupri e violenze sessuali in quella zona. Poi passiamo alle periferie, problema sempre annoso, quindi periferie, occupazioni abusive di case popolari, spaccio di droga, nello specifico a Rancitelli, Fontanelle, Via Rigopiano, San Giuseppe, quartiere popolare di Gescal, Zanni, Borgo Marino Sud. La nostra soluzione qual è? Si faccia subito, si faccia presto, bisogna installare le telecamere nella città di Pescara. Qualcuno dirà: voi il Grande Fratello? Sì, nella città di Pescara ci vogliono migliaia di occhi che vigilano su questo problema. Altra cosa, area di risulta, come si risolve il problema? Hanno istituito uno sportello della Polizia Municipale. Io voglio vedere gli agenti della Polizia Municipale per strada all'interno a fare ronde nel quadrilatero dell'area di risulta. Vanno bene gli sportelli, ma vogliamo vedere gli uomini in strada per risolvere il problema. Nei quartieri dove abbiamo detto Piazza Santa Caterina, Piazza Salotto, lo risolviamo incrementando la pattuglia fissa di Polizia Municipale, perché c'è una pattuglia fissa, non basta, ce ne servono altre. Nei quartieri periferici si parta subito con gli sfratti degli abusivi, presidi fissi almeno nel Ferro di Cavallo a Rancitelli e in via Caduti per servizio di Polizia H24. Solo così possiamo risolvere il problema, altrimenti i problemi noi non li risolveremo mai.